amici di Venne in TV, bentornati. Oggi siamo a Catania, alla tenuta Zio Peppino, nell'immediata periferia di Catania, un posto straordinario in una giornata che meteorologicamente è assolutamente invidiabile. È una delle ultime belle giornate, presumiamo, dell'estate. Oggi è il 12 settembre e ci troviamo qui per un evento organizzato da Compagnia del Vending, Tito Alescio, Giovanni Console e tanti altri amici del nostro settore, che verteranno su un argomento importantissimo per gli addetti ai lavori. Argomento del giorno: i corrispettivi. Cosa accadrà il 1 gennaio 2017? Ne parleremo insieme a Michele Volvi della Confida, ma anche insieme a tutti quelli che sono i personaggi intervenuti. Guardate nei prossimi minuti che cosa accade attraverso la registrazione integrale di questo evento. Nel frattempo avremo modo naturalmente di intervistare anche alcuni dei partecipanti, a cui chiederemo perché sono qui e che cosa presentano, perché questa è una giornata roadshow davvero bellissima. Amici, non andate via e seguiteci nei prossimi minuti. Abbiamo qui con noi oggi il responsabile della registrazione del tenuta, il dottor Michele Volvi, che penso che molti conosciate, da Confida, e dovremmo avere anche Nino Puletto, quale consigliere nazionale sempre di Confida. Purtroppo ha dato il forse, credo che c'è qualche cosa, previsto, abbiamo avuto un attacco influenzale, e nello stesso tempo qui il dottore Volvi porterà i saluti di Alessandra Zambanini, la quale a questo momento non ho imprevisto, ne è potuto venire, che è la presidente dei gestori. Io poi magari abbiamo qui la presenza anche di Vending TV, quindi anche con il portale online di vendingnews.it, la rivista sempre del settore Vending News, e magari poi presenterò quelli che sono stati gli sponsor di questa manifestazione. Se lo penso di non dilungarmi ancora troppo, magari lascio la parola al dottore Michele Volvi, che ci parlerà delle problematiche che avremo, un patto di problematiche. In questo punto vorrei avere un attimo una parentesi. Le problematiche che avremo nel posto, ecco qua c'è il mio problema. Le problematiche, non dico problematiche, io me li prendo a cuore. Allora, io non sono più un gestore, quindi essendo ormai partecipe della società, della Vending Cash, non ho più gestione, però sono stato un gestore, adesso quali sono i problemi che abbiamo in questo settore. Soprattutto vorrei fare una parentesi per quanto riguarda appunto la problematica di cui andremo a parlare. Perché siamo arrivati a tutto ciò? Non avete fatto mai questa domanda? Perché oggi l'Agenzia delle Entrate vuole entrare fino alle nostre giacenze, da tutti i punti di vista, fino alle nostre tasche nel settore del vending? Siamo stati per diversi anni, diciamo, un'isola felice. Io penso, io faccio una riflessione, dico, non voglio dare la colpa a nessuno, me la do io stesso. Voi ci pensate tante volte cosa significa? Io ho iniziato nel 95, nel 95 ricordo che una delle aziende leader vendeva la battuta, vendeva la capsula, la cialla, quello che sia, 600 lire. 600 lire che, paragonate all'euro di oggi, noi vendiamo mediamente, senza parlare del famoso birra, no? Del birra che è 25 centesimi, insomma è 30 centesimi, ma 30 centesimi da portare alla lira, che sono passati 20 anni, sono 580 lire. Quindi noi, da 20 anni a questa parte, invece di aumentare il prezzo della battuta, siamo riusciti ad abbassarlo. Fermo restando che un po' di volume, io ho un po' di volume, ve lo alzo io stesso il volume, sono tutto fare. Così mi sentite? Okay. Alza. Perfetto, lo alzo ancora di più. Cominciamo da capo.
Allora, stavo dicendo, il prezzo è da 600 lire, dopo 20 anni siamo a 580 lire, fermo restando che nel 95 mi ricordo l'IVA era al 18%, siamo arrivati al 22%. Nel 95, anzi fino a qualche anno fa, noi scontavamo l'IVA al 4%, adesso non c'è più, siamo al 10%. Ecco, e ci siamo sempre assorbiti queste cose, fermo restando che c'erano anche altre situazioni. I prezzi di tutto è cambiato, ora non voglio fare il cartello, non voglio fare niente. Io mi ricordo che un operatore, faccio riferimento sempre alla mia esperienza, nel 95 meno male soltanto netto in busta paga con 800.000 lire si sentiva bene. Oggi dobbiamo dargli almeno minimo 1.200 euro proprio per fare prezzi slacciati. E se lo paragoniamo sempre a quel famoso 95, stiamo parlando di tre volte tanto. Quindi le spese sono aumentate di tre volte tanto, ma le nostre entrate sono rimaste sempre quelle, anzi meno, senza parlare del PIL che prende il 25. Bene. Ora io dico, facciamoci ogni tanto un esame di coscienza e dobbiamo dire, ma l'Agenzia delle Entrate allora ha ragione, perché vede che noi in tutti questi anni riusciamo a mantenere un prezzo di battuta a 30 centesimi con tutti gli aumenti che ci sono stati, quindi si fa il calcolo di ma allora scusa, dal 95 ad oggi ci hanno fregato, non hanno dichiarato tutto, perché noi cerchiamo sempre le scamotage di lo freghiamo da quell'altro lato, lo facciamo da quest'altro lato. Oggi se l'Agenzia delle Entrate inizia a metterci il bastone in mezzo alle ruote, ricordiamoci tutti, facciamoci la mia colpa, la colpa è rimasta soltanto. Quindi riflettiamo, pensiamoci. Non è che si fa un'azienda di gestione rubando il cliente all'altro soltanto col prezzo ribassato. Ricordiamoci che le aziende di gestione, chi fa branding, non siamo dei commercianti, siamo delle imprese di servizio, quindi dobbiamo dare un servizio, non dobbiamo dare un prezzo. Il prezzo è la portata del servizio che diamo. Quindi diciamo, questo esame di coscienza facciamocelo tutti quanti. Dico, mi permetto di dire questo qua perché oggi siamo arrivati a questo, di parlare perché le agenzie delle entrate vuole che i distributori si vogliono legare, insomma tutto il discorso magari adesso ci aggiornerà il dottor Evolvi. Facciamo questo esame di coscienza. Prego, una domanda. Volevo dire che tutta la colpa non è tanto dei gestori di abbassare il prezzo, la colpa è anche di quelli che stanno all'apice del vendita, come ad esempio prima da Catania, come ad esempio il vendita che quelli più grossi, non mi ricordo adesso quello che opera. Io capisco dove vuoi arrivare. Che lavora laddove non dovrebbe lavorare, visto che si tratta di dare un servizio e che lei ha detto che usiamo un sistema diciamo commerciale, sì. Ma diamo servizi. Non è così, perché quando mi viene uno stima da Catania, mi viene ad operare all'ospedale di Gela e va ad offrire 15.000 euro in un anno diciamo per mettere le sue macchinette all'ospedale di Gela e deve annullare il singolo gestore che ha una famiglia e a livello personale tipo io la SPS di Gela, mi ha tolto le macchine perché l'ospedale mi dice lei non mi dà niente, quello mi dà 15.000 euro e non funziona in questo modo, perché se noi vogliamo dare un servizio l'ospedale doveva lamentarsi del mio servizio che ero presente io, quando la macchina si è stata perfettamente, io allora io poco fa ho detto che non ho gestione, quindi però capisco quali sono le problematiche, di queste problematiche ne abbiamo avute tante, però anche su questo qua c'è da parlare anche da un altro, io non sono nelle vesti di poter dare queste spiegazioni, anche perché su questo, sulle gare d'appalto e altro, ne abbiamo fatti di discorsi in convita. Scusate, Giovanni, perdonate, sì. Facciamo il forum nel pomeriggio, perché altrimenti no, non... Esatto, poi d'accordo, no, io ho voluto aprire una parentesi solo che poi si apre il comitato. Ho voluto dire e rispondere a questo. Ha perfettamente ragione. Magari adesso diamo la parola al dottor Evolvi, così ci illustrerà meglio quali sono le problematiche
che dovremmo andare ad affrontare, e poi ci sarà anche qualche relazione della SEGO, ci sarà la relazione di qualche altro sport, dobbiamo riuscire dopo, dobbiamo, insomma, non voglio dimenticare nessuno, quindi magari poi ne parliamo dopo. Lascio la parola adesso al dottore Michele Volpi insieme a Nino Brudetto, che ci illustrerà un po' la problematica. Grazie. Prima di dare la parola a Michele, io un breve saluto e a esprimere, diciamo così, il mio apprezzamento e complimenti agli organizzatori, perché è bellissimo vedere questa sala così piena oggi. Hanno avuto effettivamente una bella idea, un'iniziativa lodevole che secondo me andrebbe pure ripetuta in altre occasioni con altri forum, altri dibattiti, altre presentazioni di programmi anche da parte di Confida. E a proposito di Confida, io ne approfitto perché per chi non è associato, tenete presente che Confida ci rappresenta nelle sedi istituzionali ed è rappresenta gli interessi di tutti noi, perciò solleciterei a riflettere su chi non è associato proprio a valutare la possibilità di associarsi, perché più siamo e più contiamo, perciò diamo più forza a Confida quando ci rappresenta. Ci sono delle ottime iniziative anche per i nuovi associati, ci sono degli sconti, delle proposte che poi magari telefonando a Confida, parlando con Michele, con me o con nostro delegato Giuseppe Pizzo, che oggi purtroppo non può venire, non è potuto venire perché stava male. Perciò valutate questa possibilità di dare più forza al Confida. Grazie. Ora passo la parola a Michele, che vi presenterà la certificazione dei corrispettivi, questa regola che purtroppo ci è caduta addosso e dobbiamo convivere. Grazie Nino, buongiorno a tutti. Anch'io voglio ringraziare gli organizzatori, perché effettivamente è un bellissimo colpo d'occhio vedere così tante persone riunite. Ringrazio per l'invito rivolto a Confida per venire a presentare e a illustrarvi. Spero vivamente di non annoiarvi troppo, perché chiaramente il mio intervento è più sull'aspetto normativo. Volevo farvi un po' una storia molto breve, sono spaventato, partirò dal 2008 ma sarò molto breve ad arrivare al 2014-2015, quindi non spaventatevi. E, però prima di tutto volevo portarvi i saluti del presidente Lazzari, che oggi non poteva essere qua perché è impegnato da un'altra parte, e vi mostrerò adesso in video i saluti invece di Alessandro Zamperini, presidente delle imprese di gestione. Buongiorno a tutti amici. Benvenuti a questo evento che rappresenta un evento importante in questo momento delicato del nostro settore. So che siete in tanti e che l'importanza dell'argomento che oggi trattate ha attratto presenze anche dalle regioni vicine. Consentitemi un saluto particolare ai delegati regionali e consentitemi anche un saluto e un ringraziamento particolare a Tito Alessio, che si è fatto promotore di questo importante evento sul territorio. Mi dispiace di non essere presente con voi oggi, però diciamo che è un po' come se lo fossi, e approfitto della tecnologia moderna e dei mezzi che ci mette a disposizione per farvi sentire la mia partecipazione. L'argomento che oggi tratterete è un argomento importante, epocale per il nostro settore, riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi. Rappresenta anche un successo di Confida in questo momento. Voi sapete infatti che il 18 di agosto scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 127 del 5 agosto, dove viene sancito l'obbligo per noi di trasmettere telematicamente i corrispettivi, ma all'articolo 2 viene sancito che questo dovrà essere fatto rispettando e utilizzando la tecnologia che al momento è in uso nel settore. Qui sta il successo che Confida ha avuto. Comunque, avete adesso Michele lì con voi, che sicuramente vi farà ripercorrere tutte le tappe che hanno rappresentato l'evoluzione di questa normativa e che sarà più esaustivo nell'approfondire questa tematica. Quindi non mi resta che augurarvi una piacevole e costruttiva giornata, un buon divertimento, e vi mando un grande saluto, un abbraccio e un applauso per noi. Ciao a tutti, vi aspetto agli Stati Generali.
Allora, cercherò di essere breve perché tanto comunque avete visto che avete sentito tra l'altro che tutti vi hanno dato già qualche piccolo flash su questo argomento. Allora, io volevo ripercorrere un po' la storia di questa normativa per farvi cogliere e per farvi capire qual è stata l'azione svolta dall'associazione per cercare di... Allora, inizialmente, adesso vi faccio vedere. Allora, tutto nasce nella legge finanziaria del 2008. Nella legge finanziaria del 2008, al tempo, nell'amministrazione fiscale c'era Visco, non so se ve lo ricordate, avevano puntato un pochino gli occhi sul settore, dicendo: ma come? Questo settore che tecnologicamente è evoluto non ha un controllo, perché non esisteva, cioè, a parte l'obbligo di annotare i corrispettivi, non c'era l'obbligo di certificazione. Per cui nella legge finanziaria hanno introdotto, adesso qui ve la faccio molto breve, nei commi 363 e 366, dal 363 e 366, avevano deciso di, e vi ho riassunto un po' quello che c'era scritto, e ve lo leggo, dice: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, vanno memorizzate le operazioni sul supporto elettronico distintamente per ogni apparecchio. Per la memorizzazione e la trasmissione telematica di queste informazioni sarà emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La norma, questo in questa occasione, diceva, decorrerà dal 1 gennaio 2009. Nel frattempo, e questa è stata una cosa su cui noi abbiamo discusso parecchio anche con l'amministrazione attraverso i nostri contatti istituzionali, perché abbiamo introdotto questa norma che sembrava quasi voler sottolineare che il settore era un settore da controllare. Infatti abbiamo messo: nel frattempo la Guardia di Finanza dedicherà una quota di accertamento ai soggetti che utilizzano i distributori automatici. Cosa è successo? Allora, in quel momento, nel 2008, il settore non era pronto a sviluppare una soluzione che poteva essere applicata alle macchine installate, al parco macchine installato in quel momento, in breve tempo, quindi fin dal 1 gennaio 2009. E cos'è stata l'azione di Confida? Confida ha lavorato a livello istituzionale, facendo quella che è l'attività propria dell'associazione, e è riuscita nel decreto 29 novembre 2008, del numero 185, che portava il titolo misure urgenti per il sostegno alle famiglie, è riuscita a far abrogare i commi da 363 a 366. Purtroppo però cosa hanno fatto? Cioè, sono stati abrogati, però di fatto, questo l'abbiamo poi rilevato avendo contatti con le varie aziende di gestione, quella quota di forze della Guardia di Finanza sono state comunque dedicate a controllare il settore. Adesso, come dicevo prima, la faccio breve, adesso vedete che sono già saltato al 2012-2014. Allora, in quel momento, voi sapete che al di là dei fatti oggettivi, della crisi che cominciava a farsi sentire, quindi il problema era passato un pochino in secondo piano, però è passato in secondo piano, ma in realtà noi registravamo, perché comunque siamo sempre, come si dice, perdonatemi, sul pezzo, registravamo le diverse uscite di stampa che parlavano dell'argomento. E nel frattempo, questo ve l'ho messo perché questo articolo di Fisco Oggi, che è una rivista piuttosto autorevole in campo fiscale, aveva in realtà cominciato a vedere di buon occhio la soluzione che, dopo vi racconterò, è stata adottata in Bulgaria, cioè quello di applicare una sorta di, loro la chiamano black box, la scatola nera, all'interno dei distributori per registrare tutte le operazioni effettuate dalla macchina. E quindi cominciavano già nel 2012, tra 2012 e 2014, a uscire queste notizie di stampa. Quindi in realtà cosa ha fatto l'associazione? Allora, nel 2008 si è riusciti a farla abrogare la normativa che prevedeva questa certificazione dei corrispettivi, però eravamo ben coscienti, l'associazione in generale era ben cosciente, che comunque era un problema che prima o poi si sarebbe riproposto comunque, quindi in realtà bisognava prepararsi per poter essere, non come nel 2008, ma preparati a un'eventuale applicazione di questa normativa. E quindi cosa ha fatto? Allora, dal 2008-2014 Confida comunque si è attivata attraverso le proprie commissioni, e che qui
già da subito io ringrazio i partecipanti, le diverse commissioni, la commissione fiscale, le commissioni tecniche, i vari rappresentanti delle varie componenti della filiera del vending, che hanno contribuito notevolmente, vuol dire poi visto il risultato finale, egregiamente, alla soluzione che poi vi dirò, a cui siamo arrivati oggi. Quindi cosa è stato? Nel 2008 noi abbiamo cominciato a intavolare i lavori delle commissioni tecniche, quindi abbiamo coinvolto tutta la filiera, abbiamo chiesto a tutti chi voleva partecipare, poteva partecipare a questi tavoli di lavoro, con l'obiettivo, qui vedete, l'obiettivo quindi era offrire al Ministero un sistema che permette un monitoraggio degli incassi del vending sufficientemente affidabile per il periodo necessario alla definizione e realizzazione ed installazione di nuovi sistemi di vendita certificati. Io ve l'ho sottolineata questa cosa per farvi notare come questo che noi avevamo scritto nel 2010-2011 poi in realtà è quello che hanno riportato quasi nella norma che c'è oggi. Quindi questi sono stati i lavori dell'associazione. Cosa è successo? Nel 2014, siccome poi ci sono stati diversi avvicendamenti, come sapete tutti, fatti oggettivi, avvicendamenti al governo, sono tornati quelli del 2008, guidati ancora da Visco, dove i quali, come sapete, non solo nel nostro settore, ma in tutti i settori, comunque in generale, hanno posto una particolare attenzione all'informatizzazione di tutti i sistemi per invio di informazioni a livello fiscale. Per cui è chiaro che era chiaro, scusate, che nel 2015, come siamo oggi, era difficile dire signori noi non siamo pronti oppure no bisogna provarla, cioè non ci avrebbero creduto. Vi posso assicurare che con un incontro con l'Agenzia delle Entrate, cioè questi non sono, cioè sanno benissimo come funziona il settore, sanno benissimo quali sono gli strumenti, quindi andargli a dire che era impossibile farlo, dopo gli esempi che ci sono stati e dopo me ne parlerò in Bulgaria, completamente diverso il contesto, però comunque soluzioni tecniche che sono state applicate, era impossibile dirgli di no. Quindi cosa è successo? Nel 2000, questa vi ricordo, la cosiddetta delega fiscale prevedeva all'articolo 9, e questa è della legge del 2014 del governo, prevedeva l'articolo 9, rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso i distributori automatici. Come voi vedete è una frase piuttosto vaga, quindi bisogna riempirlo con dei contenuti e dire come si fa a fare questa cosa. E quindi da qui abbiamo cominciato a lavorare per presentare la soluzione che avevamo trovato come commissione confida negli anni precedenti, quelli che vi dicevo prima, negli incontri che vi dicevo prima. E quindi cosa abbiamo fatto? L'anno scorso, nel 2014, scusate per chi c'era, si sentirà ripetere o ripercorrerà un fatto già vissuto, per chi non c'era volevo solo far capire in che modo abbiamo cominciato a trasmettere alle istituzioni che Confida in questo momento poteva essere colta a un dialogo, perché allora, premesso che non era possibile eliminare come nel 2008 la norma, a questo punto bisognava prepararsi ad un dialogo per portarli poi verso una soluzione che non stravolgesse il settore. E qui allora cosa abbiamo fatto? Gli Stati Generali abbiamo cominciato a parlare con, vi faccio vedere chi era presente, allora relatore, chiaramente c'era Lucio Pinetti, il presidente, c'era Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, Mariano Bella, che è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, che ha fatto una presentazione che, considerato il momento, faceva un po' vedere qual era la pressione fiscale, quindi la pressione fiscale nei diversi stati europei, per far capire che anche i consumi si spostavano verso anche la distribuzione automatica. Il dottor Lazzari invece ha fatto una presentazione che dopo vi farò vedere molto velocemente, che era mirata a far capire alle istituzioni italiane che il problema della certificazione dei corrispettivi del vending non era un problema così sentito a livello europeo. Voi sapete che Confida ha comunque contatti, partecipa a EPA, che è l'Associazione Europea del Vending, e quindi noi abbiamo dei costanti rapporti con le diverse associazioni, per cui io mi ero interessato personalmente di parlare con loro e chiedere se nei diversi stati esisteva una normativa simile a quella che stavano implementando in Italia. E dopo finisco solo per far vedere un colpo d'occhio a chi abbiamo presentato. Allora, Capezzone, che in quel momento, oggi non lo è più, ma in quel momento era il presidente della sesta commissione finanze della Camera,
l'onorevole Marino, la dottoressa, il dottor Ferri e l'onorevole Casero, quindi sottosegretario all'economia. La situazione, quindi, questo è quello che dicevo, gli abbiamo prima mostrato qual è la situazione in Europa, per dirgli, signori, voi state implementando, state portando avanti una normativa che tutto sommato non è di primario interesse per gli altri stati europei, per cui fateci capire un po' che cosa europei, e poi tra l'altro abbiamo avuto contatti anche con l'associazione statunitense e con quella giapponese, anche loro abbiamo chiesto che cosa era previsto nei loro rispettivi paesi. Adesso vi faccio vedere molto brevemente. Allora, negli Stati Uniti non è previsto ancora nulla. Allora, una premessa: queste presentazioni ve le ho riportate come erano a ottobre 2014, quindi non le ho aggiornate. So che, dopo vi darò alcuni aggiornamenti, perché so che in alcuni stati qualcosa invece oggi si sta invece muovendo, stanno portando avanti. Così come la presentazione che vi farò vedere dopo, che è quella che in realtà voleva dimostrare la soluzione, portare a conoscenza della soluzione di Confida, riporta ancora i dati vecchi, ma in realtà non è la sostanza che conta, perdonate, non sono i numeri che contano, ma lì poi la sostanza del ragionamento, per far vedere che la soluzione non era implementabile, quella della Bulgaria. Quindi negli Stati Uniti d'America non c'è ancora oggi, mi risulta, una normativa, in Giappone neppure. In Europa invece, allora in Austria, qui invece in Austria so che al tempo non c'era nulla, non era previsto nulla, oggi stanno anche loro molto più, in modo più blando, stanno cominciando a pensare di implementare una normativa simile a quella che sarà la nostra, però chiaramente tenendo conto del fatto che il settore non è ancora pronto. Poi in Francia non mi risulta ci sia ancora nulla oggi. In Germania stanno invece portando avanti un discorso, non sono ancora arrivati a parlare a livello di ministero di vending, ma stanno anche loro cominciando a cercare di individuare una soluzione che porti poi alla certificazione dei corrispettivi. Comunque, adesso faccio una breve scorsa, giusto per farvi vedere, li vedete questi fumetti che compaiono verdi, perché in realtà il verde sta per non c'è nulla, è una situazione abbastanza tranquilla in questi stati. Adesso vi faccio vedere che invece al tempo, al momento, gli unici due che avevano cominciato, allora vedete che già l'Ungheria ha un fumetto giallo, nel senso che in Ungheria dal 1 gennaio del 2015 devono, la normativa ha previsto che loro debbano registrare tutti i distributori automatici su un portale ufficiale, quindi governativo, pagando 100 euro per ogni registrazione, per ogni distributore automatico. Entro il 31 marzo 2015, questo lo dovevano fare, dal 31 marzo 2015, entro il 31 marzo 2015 avrebbero dovuto fargli sapere che cosa, cioè se dovevano implementare con la scatola nera oppure no. Pare che la scatola nera sia ora da applicare, non ho aggiornamenti recentissimi, però pare che i 100 euro che loro hanno versato per la registrazione del distributore vengano poi scalati dalla spesa per l'acquisto della black box. Questo però è ancora da valutare. Comunque, per farvi vedere che comunque qualche Stato già aveva implementato e ha implementato questa normativa. Stiamo parlando di due mercati, se poi c'è chi meglio di me sa le dimensioni di questi mercati rispetto al mercato italiano, sono molto piccoli, penso che mi confermerete. L'altro invece è quello che vi dicevo prima, la Bulgaria. La Bulgaria ha inserito questa fiscal box, black box, come volete chiamarla, all'interno dei distributori, e ad oggi continuano a utilizzare questo sistema, anche se pare che questo sistema non sia poi così affidabile. E quindi, insomma, questo era un po'... adesso magari il colpo d'occhio, adesso non si vedono bene i colori, però di tutti quelli che ho fatto vedere prima era per dare il colpo d'occhio anche all'istituzione e dire: signori, guardate che però a livello europeo, cioè, non è una priorità questo discorso, quindi valutate poi voi. L'altra presentazione che abbiamo fatto, queste alcune considerazioni che poi sono state fatte durante dopo questa presentazione, che sono quelle che vi stavo dicendo ora. La proposta di Confida qual è stata? Allora, questa è la presentazione che vi riporto per intero, presentata dal dottor Tartaro, che è il coordinatore della commissione fiscale di Confida.
E lui ha dimostrato alle istituzioni, dice: signori, attualmente nella distribuzione automatica l'incasso per le somministrazioni effettuate tramite distributori automatici, funzionanti, gettoni, monete, scusate, leggo perché in realtà è il testo normativo, deve essere annotato giornalmente nel libro dei corrispettivi. Come ogni altro settore del business, ogni azienda del bene deve dichiarare i propri redditi al fisco. Con la, qui poi lui riporta la delega fiscale che vi dicevo prima, con la delega fiscale invece all'articolo 9 lettera G dice: il governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso il distributore automatico. Qui fa vedere il cambiamento normativo. La situazione della Bulgaria, lui ha spiegato che cosa è stato applicato in Bulgaria. Qui ecco, come vi dicevo prima, non ho stravolto la presentazione, ho riportato la sua, quindi qui ci sono i numeri dello studio di settore precedente, ma ripeto, non è qui che bisogna porre l'attenzione, è in generale sul numero di macchine che sono potenzialmente soggette a questa nuova normativa della certificazione dei corrispettivi. E si è stimato che il numero di macchine installate in Italia potenzialmente soggette a questa normativa sono 700.000, cioè sono, ai dati attuali probabilmente sono 700.000, però comunque il numero è quello. Se divise poi loro, anche lui diceva, in centinaia di articoli. Questo però è quello che lui, secondo me, è il cuore di questa presentazione, oltre poi alla soluzione confida. Lui qui ha un po' dimostrato che se volessimo applicare in Italia la soluzione bulgara, quindi quella di applicare la black box all'interno dei distributori automatici, questo avrebbe un costo completamente fuori luogo per il settore, cioè ucciderebbe il settore. Lui dice: lo scenario a grandi linee è questo. Allora, per le macchine che sono aggiornabili sul campo, che lui dice che stimava intorno al 35% del parco, 2 ore a macchina. Poi, per quelle che non sono aggiornabili sul campo, ma che devo portarmi in casa per aggiornarle, e quindi sostituirle con un muletto e quindi poi mettere a posto la macchina, lui diceva che sono più o meno almeno il 25%, e poi ci sono quelli che, scusate, il 40%, e poi ci sono il 25% che sono, lui diceva, quelle che non possono essere poi adeguate sul campo, comunque non possono essere adattate. Rispetto a quello che diceva sopra, dice, i costi per questa attività, allora, per quelle che sono aggiornabili sul campo sono indicativamente 8 milioni di euro. Non meno di 9 milioni di euro più i 5 per gli spostamenti nel caso del secondo, quindi quelle che devo portare in officina ad aggiornare e poi sostituire con un muletto, e 200 milioni per modificare o sostituire quelle che proprio non posso modificare. Il tutto chiaramente tralasciando quello che poteva essere eventualmente il costo per l'acquisto di questa black box come i bulgari. Quindi da questo scenario vi lascio immaginare quali siano le considerazioni portate poi alle istituzioni. Qui sono tutte le considerazioni che lui ha fatto durante la presentazione, e questa è la soluzione confida. Chiaramente questo è uno schema che voleva essere il più chiaro possibile per chi in realtà non conosce il settore, perché non possiamo pretendere che tutti sappiano quale sia la dinamica che sta alla base di un'attività di gestione, per cui gli abbiamo fatto vedere che la soluzione potrebbe passare da sistema di pagamento, strumenti in generale, i dispositivi che vengono utilizzati per rilevare i dati dalla macchina, dalla gettoniera, dopodiché l'invio all'agenzia delle entrate. Tutto questo chiaramente va poi implementato con loro, chiaramente deve essere poi condiviso, e bisogna trovare con loro una soluzione che a loro dia una certa certezza sui dati, e che chiaramente a settore, il nostro obiettivo fondamentale è quello che a settore, che per il settore non impattasse così tanto la soluzione a livello di costi. Allora, questa è la soluzione. Adesso non so se devo continuare, se volete faccio una pausa. Allora, ok, allora vado avanti. Come? Grazie mille. Adesso qui invece voglio farvi vedere che cosa è successo e qual è stata la funzione dell'associazione, l'azione dell'associazione, sia verso le istituzioni ma anche nei confronti degli associati. Quindi qui io vi ho riportato, scusate, è brutto da vedere perché l'ho fatto
l'ho fatto però volutamente così per farvi vedere che le comunicazioni di Confida sono continuamente, gli aggiornamenti e le informazioni relativamente all'attività di Confida sono costantemente comunicati agli associati. E quindi qui unisco le due cose, vi faccio vedere il numero di comunicazioni che l'associazione manda, il tipo di comunicazioni, quindi comunicazioni via mail molto, molto immediate che ti fanno subito capire o danno subito l'idea di quello che si sta facendo. Quindi qui parto con tutte le email che noi abbiamo inviato, proprio fatto la fotografia delle email che noi abbiamo inviato a tutti gli associati. Quindi la prima che vi mostro è questa, perché adesso vi faccio un po' il percorso di quello che è successo da, dunque gli stati generali erano ottobre, da ottobre, dicembre in poi fino ad oggi, quello che è successo attraverso le comunicazioni di Confida. Quindi noi a febbraio, voi vedete le date qui in alto delle comunicazioni che sono state mandate, noi fino a febbraio non abbiamo avuto nessuna notizia, perché chiaramente la delega fiscale prevedeva che il governo adottasse poi dei decreti attuativi, perché la delega fiscale, scusate il poco tecnicismo giuridico, però la delega fiscale dice che cosa deve fare il governo. Poi il governo, per dire come va fatto quello che è scritto nella delega fiscale, deve emanare, deve pubblicare dei decreti chiamati attuativi. E quindi noi stavamo in questo momento aspettando questo decreto, il decreto attuativo che avrebbe poi detto a noi come dovevamo implementare questa soluzione, questo obbligo di legge. E qui noi a febbraio siamo arrivati a, cioè abbiamo avuto conoscenza che siccome il governo era molto in ritardo su questi decreti attuativi, perché la delega fiscale prevede tante altre cose, la riforma del catasto, la riforma di diverse attività, ha chiesto una proroga di 6 mesi. Io mi ho cominciato a pensare, sì, capito, però se questa cosa deve essere implementata, deve partire dal 1 gennaio 2017, una proroga anche di 6 mesi per noi è dannosa. Quindi abbiamo cominciato a sollecitare attraverso le nostre fondi, i nostri rappresentanti istituzionali, le diverse diversi si dice, ministeri e agenzie fiscali. Per far capire, signori, noi non possiamo, non abbiamo tutto questo tempo per aspettare che voi facciate il decreto, o spostiamo il termine di entrata in vigore oppure acceleriamo un pochino i tempi. E quindi questa era la comunicazione della proroga di 6 mesi. Qui invece il 9 di marzo, come vedete, siccome noi volevamo accelerare i tempi, come dicevo adesso, abbiamo comunicato agli associati che attraverso, ripeto sempre, i nostri canali istituzionali siamo riusciti ad avere un incontro con l'Agenzia delle Entrate. Sottolineo un pochino questa cosa perché è stata un'azione molto, molto importante, perché avere un incontro con l'Agenzia delle Entrate prima ancora che fosse pubblicato un decreto attuativo, quando normalmente l'Agenzia delle Entrate non si muove o comunque non ti riceve fin quando non vede scritto che cosa deve fare, per loro dicono: io finché non vedo che cosa devo fare, io perché devo vedere, cosa mi devi raccontare? E invece noi il 25 di marzo di quest'anno siamo riusciti attraverso una delegazione individuata dal consiglio direttivo di Confida, si è riusciti ad andare a incontrare i tecnici di Agenzia delle Entrate e SOGEI, e come poi viene comunicato nella mail successiva, si è tenuto oggi a Roma il preannunciato incontro all'insegna del pragmatismo, dove i rappresentanti di Confida hanno illustrato gli strumenti in uso del settore per quanto riguarda la rilevazione dei dati dai distributori automatici. È stato proposto di implementare tali tecnologie, soluzione che permetterebbe di rispondere ai criteri di economicità, semplificazione e certezza di rilevazione di dati. Di particolare apprezzamento l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate alle proposte illustrate, che saranno ulteriormente approfondite in un incontro alla luce del prossimo decreto attuativo. E quindi qui in realtà anche loro sono stati un po' vaghi, però comunque è stato molto importante andare a fargli capire quali sono gli strumenti e la dinamica del nostro settore. Dopodiché cosa è successo? Decreti attuativi. Allora, il 22 di marzo, di aprile scusate, comunicavamo che il 21 di aprile finalmente, dopo aver fatto un po' di pressione, questo decreto attuativo è stato pubblicato. Finalmente è stato pubblicato. Chiaramente i decreti attuativi, perdonate il passaggio tecnico normativo, per essere pubblicati, prima di essere pubblicati, necessitano in questo caso di 2 pareri delle commissioni finanze della Camera e del Senato. Pareri in questo caso consultivi. Consultivi vuol dire che sono 2 pareri che le due commissioni delle 2 Camere rilasciano. Il governo poi nel pubblicare non è obbligato a tenerne conto. Cioè
il Parlamento dice, signori, la Commissione del Senato, della Camera del Senato dicono, signori, noi abbiamo analizzato questa normativa, sappiate che abbiamo rilevato questo, questo e questo, dovete tenere in considerazione, dovreste tenere in considerazione questo. Poi il governo può però tenere conto oppure no. Quindi il 22 aprile, pubblicazione, il 21 di aprile, pubblicazione del decreto, consegna alle Camere delle bozze di decreto. La prima normativa, la prima stesura, non è che ci piacesse moltissimo. Poi cosa abbiamo fatto? Voi sapete che Confida è socio effettivo anche di Confcommercio. Quindi attraverso Confcommercio, che chiaramente è una, chiamiamo chiamati corpi intermedi, è una, un'associazione, una confederazione molto importante, siamo andati con loro, abbiamo fatto inserire nel loro parere, nei decreti da mandare alle Camere, abbiamo fatto inserire anche una nota relativa al nostro settore, per cui gli abbiamo detto, signori, abbiamo mandato una nostra nota relativa al testo che era stato presentato in quel momento. E qui l'abbiamo poi comunicato il 19 di maggio. Dopodiché il 20 di maggio, sì, scusate, adesso devo ricordare che un attimo le date, il 20 di maggio, tra l'altro grazie anche al lavoro fatto precedentemente, sempre grazie anche a Confcommercio, Confida è stata invitata direttamente dall'allora presidente della sesta commissione finanze del Senato, della Camera, Capezzone, a partecipare a questo seminario istituzionale. Cioè il seminario istituzionale si svolge alla Camera, praticamente ha la funzione di sentire tutte le parti coinvolte dall'eventuale decreto e ognuno ha la possibilità di fare un suo intervento e di praticamente comunicare quali sono le perplessità, i problemi, le potenziali modifiche che si possono fare e si possono apportare a questi atti normativi. E così è stato, abbiamo avuto la possibilità di partecipare come associazione, una delle poche, insieme alla stessa rete imprese che è Confcommercio, con l'altra loro rete, a questo seminario istituzionale. Abbiamo potuto poi, in quell'occasione, sia il presidente Latri ha avuto modo di esporre una sua relazione, che abbiamo poi consegnato alla segreteria della sesta commissione finanze, e di cui ne hanno praticamente tenuto conto. Poi il secondo, per l'altro passaggio, perché voi, perdonate, forse non sono stato preciso prima, le due strade intraprese sono quelle, come vi ho detto prima, come avrete immaginato, quella politica, che è quella di cui vi parlo adesso, e quella invece più tecnica, quella con l'Agenzia delle Entrate. Quindi contestualmente abbiamo seguito le due strade e il 29 di maggio c'è stato uno degli incontri secondo me più importanti in tutta questa vicenda, che è stato portare Agenzia delle Entrate, i tecnici, il direttore della direzione accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e i tecnici di Sogei all'interno di una gestione a Roma, li abbiamo portati. Vi assicuro che quell'incontro ha cambiato completamente la loro percezione di quello che è il settore della distribuzione automatica e gli strumenti utilizzati nella distribuzione automatica. Hanno finalmente capito e visto e toccato con mano quali sono tutti gli strumenti. Noi gli abbiamo fatto vedere proprio esattamente tutto quello che si usa nella distribuzione automatica, li abbiamo proprio messi lì su un tavolo e abbiamo fatto vedere tutte le macchine, tutti i tipi di sistemi di pagamento, tutto, hanno visto tutto. E loro sono usciti molto soddisfatti, ci hanno pure ringraziato, perché hanno anche loro detto non è, in pochi altri settori siamo riusciti ad avere una così concreta conoscenza di quello che avviene e di tutti gli strumenti utilizzabili. Quindi questo secondo me è stato veramente un passaggio molto importante. E qui vedete, l'abbiamo comunicato poi lo stesso 29 aprile, subito dopo l'incontro, la delegazione di Confida ha già incontrato i tecnici della gestione delle entrate e di Sogei presso un'azienda di gestione. Durante l'incontro è stato possibile mostrare all'autorità tutti i sistemi utilizzati nel settore per la rilevazione dei dati dai sistemi di pagamento, con lo scopo di attuare la norma che prevede la certificazione di cospettivi nel vending. La decisione finale è stata quella di istituire un tavolo tecnico per la definizione e certificazione di un processo per la rilevazione dei dati, a cui seguirà un periodo di sperimentazione prima, chiaramente, dell'effettiva entrata in vigore, che ricordiamo sarà il 1 gennaio 2017. Quindi poi dopo ci sono stati dei passaggi chiaramente tecnici dovuti, qui noi abbiamo mandato alcune comunicazioni, questo per far vedere che Confida comunque è sempre molto attenta anche alle osservazioni e alle comunicazioni che riceve dagli associati, per cui se c'è qualche dubbio, se viene rilevato che tra gli associati c'è qualche dubbio, c'è qualche informazione che non è corretta,
normalmente manda una comunicazione per rettificare quello che ha ricevuto come messaggio dagli associati, per rettificare, per spiegare qual è la reale situazione. Dopodiché cosa è successo? Il 15 di giugno invece abbiamo comunicato che la stessa commissione della Camera dei Deputati ha, e questo vi posso assicurare che è detto anche dai tecnici di Confcommercio, è un caso, non dico più unico che raro, ma credo che se ne siano forse a un'altra decina di casi in cui una commissione prende esattamente quelle che sono le osservazioni proposte da un'associazione. Hanno preso esattamente quello che abbiamo chiesto noi, cioè hanno modificato, hanno chiesto di modificare l'articolo, hanno suggerito, come dicevo prima, al governo, di modificare l'articolo come abbiamo chiesto noi. E quindi qui è stata una soddisfazione doppia, una per il risultato raggiunto e l'altra perché Confide ha raggiunto un livello di conoscenza a livello istituzionale, ecco, molto conosciuta a livello istituzionale e quindi anche apprezzata per la sua competenza, e qui ancora una volta veramente ringrazio tutti gli associati che hanno partecipato e tutti quelli che hanno contribuito all'interno delle commissioni a portare queste informazioni e a sviluppare questa soluzione. E qui praticamente allora comunichiamo agli associati che è stato preso esattamente quello che qui aveva comunicato la Commissione Finanze della Camera, il Senato ha fatto la stessa cosa. E qui praticamente noi abbiamo comunicato il 20 di luglio certificazione di questo è il testo della comunicazione che noi abbiamo dato agli associati, e questa è la circolare di Confida. Certificazione dei corrispettivi e decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso l'istituto automatico. Testo definitivo. Adesso qui non vi sto a leggere tutto quanto, però comunque vi ripeto, e qui veniva ribadito anche l'ottimo risultato raggiunto a livello politico. E questo è il testo. Scusate, forse non si vede benissimo qua. Ho provato a evidenziare il comma 2 dell'articolo 2 famoso, che adesso vi leggo, che è quello è il risultato finale del lavoro effettuato dalla Confida a livello politico. Poi vi spiegherò perché. Quindi dice, a decorrere dal 1 gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. E questa è la parte importante. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentono di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi e distributori, a garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati e i corrispettivi acquisiti dagli operatori. Questo, veramente, devo dire che è un risultato eccezionale per l'associazione da un punto di vista politico. Questa è la norma che è stata raggiunta. Ora, come leggete qui, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, invece è quello che riguarda la parte tecnica, cioè adesso con l'Agenzia delle Entrate bisognerà tecnicamente, quindi chi si occupa di sistemi di pagamento, di sistemi software, di macchine, dovrà spiegare, comunque elaborare con l'Agenzia delle Entrate, in realtà con i tecnici dell'Agenzia delle Entrate, ora in questo caso arriverà solamente il direttore, ma solo per una questione di rappresentanza, la soluzione dovrà essere utilizzata nel vending. Questa è una delle ultime comunicazioni mandate, il 21 di agosto, comunichiamo che è stato pubblicato il decreto definitivamente, quindi quello che vi dicevo prima è legge dal 2 di settembre. L'ultima comunicazione invece che abbiamo mandato è proprio questa, il 22 di settembre prossimo la delegazione di Confida individuata dal Consiglio Direttivo sarà all'incontro che dicevo adesso con l'Agenzia delle Entrate Tecnici Sogei per l'individuazione e lo studio insieme di questa soluzione. Questo è l'ultimo aggiornamento, è l'ultima notizia che abbiamo di questa. E quindi da qui, dal 22 di settembre, parte, speriamo che sia più breve di tutto possibile, il tavolo che deciderà quale sarà la soluzione. Però ecco, la cosa molto molto importante è che l'Agenzia delle Entrate ci ha tenuto a convocare un tavolo apposito per noi, per la distribuzione automatica. E quindi qui noi abbiamo il modo, il tempo e la possibilità di giocarci quella che è la soluzione.
grazie a voi. Spero di non essere stato troppo noioso e troppo lontano. Se ci sono delle domande, volentieri. Dove posso, dove posso rispondere? Io ho preso nota sul fattore che questo, diciamo, questo strambuglio è sorto dal fatto dall'Ungheria e dalla Bulgaria, questi due paesi che hanno questo aggeggio che controlla, diciamo, le entrate dei distributori automatici. Però questi due paesi non credo che vivano in associazione con le tasse italiane. Perché? Mentre, diciamo, si fa parte di una comunità europea, so di certo che la comunità europea in alcuni stati non si paga il parcheggio delle macchine che sostano in qualsiasi luogo, diciamo, comunale, regionale o viceversa. Noi invece la paghiamo contrariamente a quello che succede nel sistema, diciamo, europeo. Perché la paghiamo? Perché i soldi dell'ammenda che richiede la comunità europea sono inferiori ai soldi che noi paghiamo nelle comune, diciamo, soste delle nostre macchine. Quindi lo Stato italiano si avvale sempre dei nostri soldi pagando all'Unità Europea, ad esempio, 10 miliardi di euro per l'ammenda che richiede la comunità europea per questa trasgressione, mentre riprende 20 miliardi di euro in queste, diciamo, zone prescritte dove noi dobbiamo pagare le soste. Quindi tutte le leggi italiane sono fatte e rafforzate a discapito del singolo cittadino. Ora, quello che desidererei, visto che il 22 settembre, non so se di quest'anno o dell'anno successivo, non è stato detto, una volta che avete l'incontro con la Camera del Parlamento, almeno questo, diciamo, ho cercato di capire, non si può parlare alla Camera dicendo che noi cittadini italiani possiamo avvalerci, diciamo, come ci si avvale sulle fatture, e noi, diciamo, sulle fatture dobbiamo avere un minimo di fatturato maggiorato nel corrispettivo, che è controllabile la fattura. Se io acquisto per 100.000 euro, è ovvio che non posso fatturare nel mio corrispettivo per 90.000 euro. È logico che non posso fatturare nemmeno 110 o 120.000 euro, perché nei nostri, diciamo, rispettivi prodotti non abbiamo l'aumento del 20%. Quindi una volta, diciamo, fatto questo accordo che noi potremmo fatturare il 30, il 40, il 50% in più dalle fatture, una cosa omogenea, questo, diciamo, potrebbe vietare a chi è al di sopra di noi, che siamo i piccoli imprenditori, perché molta parte della distribuzione automatica non è fatta né da, come citavo prima, né, diciamo, da quella che è una società che ha, diciamo, diverse distributori automatici anche all'estero. Quindi se noi, diciamo, ci appigliamo sul fatturato e i nostri corrispettivi saranno, diciamo, in base alle nostre fatture, non penso che ci sia, diciamo, per l'Italia una cosiddetta evasione fiscale, perché noi paghiamo secondo il fatturato che noi, diciamo, registriamo. E quindi deve essere concordato da Confida, penso che sia la soluzione migliore, ai controlli. Perché a un bel momento, se io devo fatturare il 50% in più, queste grosse società non possono avere 10 miliardi di euro fatturato e valutare che hanno incassato solo 12 miliardi di euro. E così possono, diciamo, agevolare a chi è che è di piccolo, diciamo, imprenditore, che non abbiamo alte stime, che non abbiamo altri sconti sulle macchine che acquistiamo, perché è evidente che se una ditta che compra 100 milioni di euro di macchine,
non li paga allo stesso livello di io piccolo esercente che vado a comprare 20-30 mila euro diciamo di macchine in automatico. Questo è tutto. Ok, scusate, prendo il microfono un attimo per allora qualsiasi chiarimento verrà fatto dopo una breve presentazione delle aziende, quindi dopo il live lunch ci soffermiamo per chiarimenti, dubbi, perplessità, tutto quello che potrebbe insomma chiarire questo aspetto fiscale. Va bene? Quindi...